Allora ragazzi, parliamo subito del, del, del derby, della conferenza stampa di Tiago Motta eh, pre-derby pre e mi girano le balle, non per quello che ha detto lui ma per le condizioni di, di certi giocatori perché veramente mi, mi sto stufando. Poi ci sono state delle domande dei, anche giornalisti senza senso che la, la risposta era ovvia e quindi non lo so ragazzi, non lo so, eh, andiamo a vedere eh, le parole di, di Motta e poi vi dico perché mi girano le balle e vi ho detto comunque il motivo perché l'assenza di certi giocatori inizia a preoccupare eh, e non poco. Ragazzi però come sempre vi invito a mettere like a questo video, iscrivetevi al canale, commentate il video dopo aver, averlo visto fino alla fine e condividete il video su tutti i vostri social e con i vostri amici, ne parlate anche se ancora non mi conoscono, mi fate questo piacere. Allora, Motta dice: Tempo di derby. Le conferenze stampa del tecnico della, della Juventus alla vigilia della sfida con il Torino. Tutte le dichiarazioni: Dice: Dopo il pareggio con il Lille Champions League, la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva in Serie A. E sarebbe anche ora, nella sfida dell'Allianz Stadium contro il, De, contro il Torino. Una partita speciale anche per Tiago Motta: Al suo primo derby della mole dopo quelli vissuti a Genova e Milano da calciatore. Dice atmosfera speciale per noi, per i tifosi, ha detto il tecnico di conferenza. Frasi, frasi fatte. L'allenatore poi ha parlato del, del gruppo, del percorso, delle condizioni della squadra. Eh, centro sportivo c'è stata poi la, ehm, anche la visita di Leonardo Bonucci, con cui abbiamo parlato di tutto tranne che del derby e dice poi le sensazioni sono buone perché vedo la squadra allenarsi bene eh, lo dice ogni volta e poi eh, in campo è un po' diverso anche se ultimamente diciamo che mi sta piacendo la squadra e in, questa, in questa atmosfera speciale per noi i tifosi vogliamo andare al massimo per fare una grande partita differenza con gli altri derby dove si partiva in cauto invece qui andiamo subito al 200% cioè la importanza del derby e la città che lo vive in un modo intenso ed è così anche per noi Esiste questa bella atmosfera e sono belle partite da giocare. Poi gli chiedono eh, sulla difesa, possiamo crescere tutti sotto questo punto di vista, l'atteggiamento è giusto, lì è la base per continuare a fare grandi prestazioni. Poi, eh, prima di dirvi dei giocatori, eh, è arrivato una... È fatto una domanda a un giornalista dicendogli, ma tu... Eh, per te la Juventus, questo qui è una squadra di passaggio oppure ambisci a stare qui diversi anni. Ma è una domanda. Che, che cavolo di domanda è? Che cavolo di domanda è questa qua? Ti può rispondere, no? Eh, questa è di passaggio. Io ambisco a Real Madrid, a Barcellona, a Manchester City. Ma io non so quando fanno le domande i giornalisti ci stanno con la testa, oppure, ma che, che, che io non lo so, in una partita che si parla del derby. Vediamo una partita delicata eh, sotto tutti i punti di vista. Tu vuoi fare la domanda per, per te? La Juventus è di passaggio. Dice sì, è di, di passaggio. Io domani se vinciamo bene, se, però, se perdiamo, a me, a me non interessa. Io penso che mh, si, non so di cosa si fanno perché per fare domande del genere, cosa, che, risponda, che, che risposta vorresti aver avuto? Che risposta pensavi che ti avesse dato? No, sì, sì, la Juventus eh, a me non mi interessa niente. Mi hanno chiamato, c'era l'unica squadra disponibile. Ma veramente, io non lo so, ragazzi. Rimango allibito. E poi mi ha fatto anche la domanda: ha detto, ma domani per i Fagioli, Vlaovic, i giocatori così a caso, mentre non nello eh, stesso ruolo, possono giocare? E lui ha detto: Sì, possono giocare tutti e tre. Possono gio non giocare nessuno. Può giocare uno. A me non fai domanda, giocherà Perino Fagiolio, Perino o di Gregorio. Giocherà eh, Fagioli o Locatelli. No, per Vlaovic e Fagioli, questi giocatori, così, di ruoli diversi, giocheranno insieme. Eh, possono giocare insieme? Sì. Certo che sì, ma ho chiesto a te se face, facevi a me la domanda, ti avrei risposto. Giustamente, eh, eh, Mota ha detto: Possono giocare a tutti e tre, che non giocherà nessuno. Poi, che Vlaovic giochi. Penso di sì, anche perché poi questa è partita prima della sosta. Anche se poi lui andrà, a differenza delle altre soste, andrà con la Serbia a giocare, quindi farà la partita ogni 3-4 giorni. E sarà un dispendio per lui, poi tornerà e sarà solo lui che deve giocare. Quindi, o oh, che giocherà dall'inizio, è sicuro. Questo è sicuro. Quindi, il giornalista semplice domanda a me, avrei risposto così, l'avrei risposto io. In modo anche un po' più sincero perché io non c'ho niente da perdere, differenza di Motta che deve essere sempre eh, sul, sul chi va là, non può dare notizie più specifiche. però ecco per me eh, Vlaovic giocherà dall'inizio e poi forse gli ultimi 20 minuti verrà cambiato, sempre che stiamo in una, in una posizione di, di, di vantaggio, ok? Che poi lui giocherà con la Serbia, però, a, no, a, noi, però a, noi, a noi ci serve. E quindi è l'unica punta che abbiamo visto gli ultime ultimi partite che si è mosso abbastanza bene eh, sia, sia con l'Udinese che si è mosso benissimo. L'Udinese si è mosso bene anche con, contro il Lille, se è in questo stato, eh, è giusto che giochi lui e giochi dall'inizio Poi di per il Fragioli Non lo so. Questo non lo so. Ma sono domande che non ha senso per me, non hanno senso. Poi. Veniamo al titolo della, della mia uh, copertina che mi girano le balle perché avevo fatto ieri un video dove dicevo che eh, Douglas Lewis sarebbe eh, stato della partita perché era già andato con eh, la squadra in panchina contro Lille e domani non ci sarà. Ma poca miseria. Allora, ha fatto, fatto l'infortunio. Pre-Juventus Lazio, ok? Nel, nel riscaldamento. E tu si è fermato in tempo. Perché è, ha sentito una piccola toccatina. Si è fermato in tempo. Quindi no, abbiamo fatto i controlli non ci sono niente di grave. Vedrete che nel giro di un paio di settimane sarà disponibile. Juventus Lazio quando è stato Juventus Lazio? Eh? Ma adesso è passato uguale. Poi doma domani non giocherà. Quindi ritornerà nella sosta contro il Milan, il 22 novembre. Sarà passato un mese? Adesso non, non ricordo bene i, i giorni, non ricordo. Non ci sarà neanche Azic! Porca oh, miseria, pure Azic ha sentito un risentimento, anche lui non ci sarà. Questo giocatore qui l'abbiamo visto una volta giocare e si è fatto male un'altra volta. Poi sapete già che non abbiamo neanche Nico Gonzalez. Nico Gonzalez si è fatto male con... Eh, adesso non ricordo chi, non ricordo... L'Ipsia forse se l'ha fatto male il 19 di ottobre. Sembra sempre si fatto male. Tornerà il 22 novembre, dopo più di un mese. Io non lo so, non lo so, non lo so. Anche perché Motta ha detto io eh, a Dallagas. Lui l'ho lo, portato io con il Lille perché lo fa entrare nel clima partita. Non, molto ovviamente non sarebbe entrato, per poi farlo giocare con il Torino la partita è in corso. Ma nell'ultimo nell allenamento si sente ancora dolore, allora, le, allora era grave o non era grave la lesione? Perché se sta fuori più di un mese, voi dite una, una toccatina, niente di grave un mese fuori. E se era grave, quanto stava fuori? Due mesi, tre mesi? Io da Grasluitz e anche Aziz insieme se l'ho fatto 180 minuti sono tanti. Nico Gonzalez si è, è fatto male ha detto sì ma non è niente di grave e eh, ritornerà presto torna dopo un mese ma di Nico Gonzalez già sapevamo comunque che non sarebbe stato dalla partita e già è tanto che non va con l'Argentina a fare la partita ma Douglas Luiz diceva che era recuperato e poi lo porti con il Lille in panchina perché dice che mai è a posto partita dopo e non ha giocato viene a fare partita con il Torino non, 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 è, non è disponibile perché sente ancora dolore cazzo non sentiva dolore penso pure prima lille sentiva dolore non lo so ragazzi, non lo so non lo so veramente questa cosa mi fa incazzare perché è un giocatore pagato 50 milioni ok? 50 milioni e ancora non si è visto ancora non si è visto la paura di perdere di l'Azzurro Prossima, prossimo anno eh, non lo so se poi dobbiamo perdere per tutti i soldi perché veramente ragazzi è, è scandalosa una cosa del genere è veramente scandalosa è scandalosa questa cosa qua ma speriamo speriamo bene che si rimetta dopo la sosta e che non si fermi più lui asic nico gonzales ma bremen ce lo scordiamo milik è un fantasma, ma viene aspettiamo tutti in questa, questa conferenza stampa pre-derby pre sentendo di dirci che Douglas Luis poi interrà nella, nella partita. No, Douglas Ruiz è, è indisponibile. E qui mi girano veramente le balle, ragazzi. Mi girano le balle, quindi, ragazzi, domani ripeto: la squadra, la formazione è quella che vi ho detto, che eh, vi ho detto, vi, vi ho detto eh, molto ovviamente sarà quella lì contro il Lille. Non so se ci sarà qualche cambiamento, però ormai i giocatori sono quelli lì, sono sempre gli stessi. da se non c'era e non, Brem, non, non ci sarà, Nico Gonzalez non c'era, non ci sarà. Azi non c'era, non ci sarà. Quindi eh, i giocatori sono sempre quelli lì. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate. Mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale fino alla fine. Forza di vento, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. ciao.